Parliamo adesso con Leo Barbieri, il coach di Crema. Allora Leo, brave le tue ragazze, soprattutto a non sottovalutare l'incontro e a vincerlo come da pronostico. Sì, no, queste partite, come hai detto giustamente tu, bisogna prenderle con la giusta concentrazione, perché poi se si parte male arrivano tutte le ansie possibili e immaginabili. Perciò devo fare complimenti alle ragazze perché hanno tenuto una linea esemplare, sempre concentrate, sempre attente su ogni palla, pochissime distrazioni, perciò complimenti a loro. Però, come commentavo anche con le ragazze, ho avuto la sensazione che insomma, sia bastato un Crema al 60-70%, non ha spinto proprio al massimo. Ma devo dire che in certi frangenti abbiamo anche difeso molto, cosa che magari Sì, esatto. non sempre ci succede. Soprattutto secondo set abbiamo fatto delle grandi difese e questo ci gratifica anche per il lavoro che stiamo facendo in settimana. Anche Manuela Secolo, soprattutto, mi è sembrata bravissima in questo fondamentale. Lei non lo fa solo adesso, lei lo fa sempre, perciò lei lo sappiamo, è un gran giocatore sotto tutti i punti di vista, lo si vede nel campo, non si risparmia mai, perciò è un esempio veramente, fortunatamente che vengono tante ragazzine a vederla, speriamo che prima o poi a Crema nasca nuova Manuela Secolo. Invece per quel che riguarda il Crema, la classifica, le due davanti, distanza un po' accorciata, com'è la situazione secondo te? Ma noi dobbiamo fare il nostro cammino, dobbiamo lavorare, stiamo crescendo, stiamo anche abbastanza bene fisicamente, noi poi gli altri, ognuno fa il suo percorso, alla fine si tireranno le somme. Importante è comunque essere sempre in zona playoff perché quello è l'obiettivo e quella è la situazione che vogliamo raggiungere. Poi tutto quello che arriva in più, tanto di guadagnato. Ma invece per il futuro breve, prossima trasferta? Ma andiamo a Frosinone, sappiamo, sono queste squadre di centro classifica che in casa sicuramente lottano sempre, hanno anche ottenuto dei buoni risultati perché basterebbe 2 o 3 vittorie a queste squadre per rientrare nella zona playoff. Perciò in questo periodo dell'anno giocano ancora tutte, sappiamo, siamo consapevoli delle difficoltà, però vogliamo far bene anche a Frosinone.